Il rapporto Agenas ci dice che la regione Abruzzo è molto indietro per quanto riguarda le cure palliative domiciliari. Tra queste, in particolare la ASL di Pescara non ha una rete delle cure palliative domiciliari. E questo, diciamo, è un fatto risaputo fin dal 2019, quando presentai un'interpellanza all'assessore Verì per chiedere, insomma, di attivare sul territorio un servizio specialistico per cure omnicomprensive per persone malate terminali, che potessero accompagnare loro ma anche i loro familiari all'interno della propria abitazione verso il fine vita. Beh, tante rassicurazioni, sono passati 2 anni e mezzo da allora, non è stato fatto assolutamente nulla. Il bello è che però la regione Abruzzo, in particolare la ASL di Pescara, prende dei soldi. Per esempio nel 2019 per l'LP3, per un progetto obiettivo che riguardava proprio l'assistenza palliativa domiciliare, la ASL di Pescara ha percepito 1.200.000 euro. Ora, noi abbiamo cercato in tutti i modi di chiedere che cosa c'è stato fatto con questo fondo, se è legittimo l'uso che ne è stato fatto, di avere le carte, insomma, di questa situazione. Purtroppo alla carenza di queste cure si è aggiunta la mancata trasparenza sia del Ministero a cui abbiamo scritto, sia dell'ufficio ispettivo della Regione Abruzzo. Per questo, a 2 anni e mezzo di distanza, crediamo di aver fatto tutto il possibile, di aver cercato di portare la situazione in consiglio, di averlo richiesto con numerose note, accessi agli atti e conferenze stampa. Nulla è stato fatto. Riteniamo che la popolazione della provincia di Pescara abbia diritto, come tanti altri cittadini d'Italia, ad avere queste cure. Per questo ci rivolgeremo con un esposto alla Procura.